Bene, benvenuti a questa prima lezione del corso di PHP, in cui vedremo veramente proprio le basi del linguaggio. Avviamo il nostro server locale, in questo caso io uso EasyPHP, per chi non lo avesse e non sapesse come installarlo, vi rimando al mio video su come installare EasyPHP sul proprio computer. E ovviamente avviamo il nostro server locale, di cui potremo vedere i nostri lavori, quello che faremo come prove, e avviamo il nostro editor di testo che ci permette di lavorare su dei file, in questo caso index. Io modificherò il file index.php che si trova nella mia root, in cui potrò fare digitare del testo, che verrà ovviamente processato dal parser PHP e verrà presentato a video nel mio browser. Vediamo subito un esempio, così vediamo se funziona. Tutto a posto. Qui ho scritto un comando PHP, qui aggiorno nel mio browser e vediamo che funziona bene. Possiamo cominciare. Allora, intanto dobbiamo dire che il linguaggio PHP è un linguaggio che deve essere contenuto all'interno di due tag fondamentali. Questo è quello di inizio e questo è quello di fine. All'interno di tutto ciò che si trova all'interno di questi due tag verrà interpretato dal browser come scusate, dal browser, dal server come un linguaggio PHP, quindi interpretato ed eseguito. Quindi perché possa funzionare, però, deve trovarsi all'interno di questi due browser. In questo caso abbiamo usato il comando echo, o la funzione echo se vogliamo, che non fa altro che mandare a video una scritta. In questo caso abbiamo ciao mondo e vediamo che funziona, perché infatti quello che abbiamo qua è ciao mondo. Ovviamente se noi andiamo a vedere quello che è la sorgente della pagina, non avremo altro che la scritta ciao mondo, perché l'unica cosa che ci butta fuori il PHP è quello che diciamo di buttare fuori. Il resto della scritta non viene utilizzato, i comandi PHP che non devono andare a video, non vengono interpretati, non vengono mandati dal server al browser, quindi non sono presenti nella pagina, e l'output che si ha nella pagina HTML non è altro che un HTML semplice. Bene, vediamo allora, cominciamo con il concetto dei commenti. All'interno di PHP è possibile scrivere dei commenti. Questo è un esercizio, che non verranno interpretati in alcun modo. Questa ovviamente è una scritta che non può essere interpretata dal PHP perché non ha senso, però queste due barre, questi due slash all'inizio, gli indicano appunto che non deve interpretare questo comando e che quindi lo bypasserà, diciamo. Questo può essere molto utile per quando si programma, perché permette di mettere in giro per il codice degli indicativi di quello che si è fatto e dei promemoria, degli appunti che servono poi ad andare a rileggere il programma con facilità. Quando ci si trova a dover scrivere più righe di commenti, si può evitare di usare la doppio slash facendo facendo iniziare il commento con questo tag e facendolo finire con questo tag qui. Questo indica che dall'inizio di questo tag fino ad arrivare a questo tag qui, l'interprete del PHP non deve appunto interpretare queste righe, che verranno ovviamente saltate. Adesso vediamo un concetto, uno dei primi concetti di programmazione, ovvero le variabili. Come tutti i linguaggi di programmazione, il PHP ha le sue variabili. Che cosa sono le variabili? Le variabili sono delle, diciamo, scatole in cui si può mettere un valore che poi verrà usato dalla programmazione. Vediamo subito un esempio. La variabile può avere qualunque nome, è buona norma di programmazione dare alla variabile un nome attinente a quella che sarà la funzione. Se ad esempio io voglio mettere in variabile dei nomi, sarebbe corretto che la chiamassi nomi. E la chiamerò tipo. In questo modo ho dichiarato una variabile. Questo è il nome della variabile, questo è il valore che si trova all'interno della variabile. In pratica quello che ho fatto è mettere questo valore qui, tipo, all'interno della variabile nome. Se poi io vado a stampare la variabile nome, avrò che, questo lo possiamo anche togliere, avrò che al video mi viene stampato il valore pippo, perché all'interno della variabile nome abbiamo il valore pippo. Una nota da dire sul nome delle variabili.
I nomi delle variabili in PHP sono case sensitive. Questo cosa vuol dire? Che la variabile nome è diversa dalla variabile nome ed è diversa dalla variabile nome. Quindi queste sono tre variabili diverse. Se io do ad ognuna un valore diverso, ricordiamoci sempre di chiudere ogni comando in PHP, va terminato col punto e virgola, che indica al programma appunto di che ha finito il comando. Dimenticare un punto e virgola qui darebbe origine all'errore. Vediamo cosa è stato fatto. In questo punto del programma sono state dichiarate tre variabili e è stato assegnato loro dei valori, diciamo. Interessante notare una cosa, qui c'è una dichiarazione di una variabile. Mettiamo che noi qui cambiamo il nome di questa variabile, cambiamo il valore della variabile e le diamo il valore paperina, per dire. E poi ovviamente qua sotto noi stampiamo le nostre variabili. Altro concetto da conoscere è che per unire delle variabili insieme, cioè fonderne una con l'altra, il comando in PHP e il punto. In questo modo noi avremo il valore di, verrà stampato il valore di nome attaccato uno con l'altro. Ovviamente non ci sono spazi, che è un errore, quindi li mettiamo interni, così evitiamo di avere tutto attaccato. Bene, che cosa succederà in questa programmazione? Avremo il nome paperina che verrà stampato. Poi, se notate, abbiamo lo stesso nome di una variabile. Che cosa succederà? Che Pluto verrà cancellato da paperina e verrà messo Pluto nella variabile nome. Poi verrà assegnato paperina e verrà assegnato gamba di legno le altre due variabili. Qui, quindi, cosa avremo? Avremo paperina, paperino e nome. E avremo quattro nomi in tutto. Paperina, Pluto, paperino e gamba di legno. Vediamo. Ecco, paperina, Pluto, paperina, gamba di legno, paperino, scusate, gamba di legno. Sono i quattro. Qui non c'è lo spazio perché non gliel'abbiamo messo. Questo per capire che in questo caso c'è stata la sovrascrizione, perché queste due variabili sono uguali, ma queste no. Bene. Questo per quanto riguarda le variabili che abbiamo visto adesso, che sono le variabili cosiddette stringhe. Ovvero sono variabili il cui valore viene dichiarato tra due virgolette, tra doppi apici e doppi apici, e il cui contenuto è fatto da dei valori alfanumerici. Noi qui abbiamo messo solo delle lettere, ma avremmo potuto mettere anche ottobre 1974, per dire. E lui ci avrebbe scritto ovviamente ottobre 1974, perché considera questa qui una variabile, una stringa. In PHP, come in tutti i linguaggi praticamente di programmazione, esistono però diversi tipi di variabili. Quello che c'è da dire è che in PHP non è necessario dire che tipo di variabili noi stiamo creando. Le variabili prendono il tipo che è loro proprio nel momento in cui viene loro associato un valore. In questo caso, per esempio, abbiamo dato un valore stringa a questa variabile, quindi questa variabile diventa automaticamente una stringa, una variabile di tipo stringa. Se noi abbiamo una variabile, quindi diamo variabile numero, assegniamo un valore intero, questa variabile sarà una variabile di tipo intero. Se a una variabile numero 2 assegniamo un valore a virgola, questa variabile in PHP sarà una variabile cosiddetta floating number o double. Se a una variabile diamo un valore booleano, tipo true, questa variabile diventerà di tipo booleano. Questo per dire che le variabili in PHP hanno quella che si chiama in programmazione una tipicizzazione, cioè una classificazione. Però non è necessario, come in altri linguaggi, dichiarare di che tipo di variabile stiamo parlando. La dichiarazione viene fatta cosiddetto implicita, ovvero nel momento in cui noi assegniamo, che è questa operazione qui, un valore, questa è l'assegnazione, noi assegniamo un valore a una variabile, la variabile prende il valore e diventa del tipo di quel valore lì, quindi in questo caso intera, double o booleana oppure stringa.
A noi interesseranno sicuramente per all'inizio soprattutto le variabili di tipo string, le variabili di tipo intero e probabilmente double. Perché al di là di quello che abbiamo visto che si può fare con le variabili, una cosa che può essere utile da sapere con le variabili di tipo intero è che per esempio ci si può far fare delle operazioni. Per esempio, se noi prendiamo un numero e lo sommiamo a numero 2, e noi mandiamo a video, non succederà niente in questo caso. Perché? Perché, anzi, c'è un errore, adesso andiamo a vedere perché. Comunque, qui manca una cosa, dobbiamo intanto stampare a video, se no non possiamo stampare. Poi c'è un errore, per forza questa variabile non esiste, ho chiesto una variabile che non esiste. In questo modo invece noi stampiamo le due sommiamo le due variabili e stampiamo a video il valore. Vediamo cosa succede. Ovviamente forse conviene togliere queste per un discorso di comodità, lo vediamo meglio. Ecco qua, abbiamo la somma di numero 1 più numero 2. Possiamo fare la divisione, anzi, facciamo tutto insieme così ci leviamo il pensiero. Questa è la divisione, partiamo dalla somma, somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione, e facciamo anche il modulo così almeno ci siamo tolti tutti i dubbi. Abbiamo visto un po' tutto. Unica cosa, mi permetto di andare a capo perché no, lasciamo così, va bene così. Io sarà un po' pasticciato, ma va bene lo stesso. Allora, no, è proprio brutto. Facciamo così, andiamo a capo, così è più visibile. Cosa faccio? Stampo semplicemente quel comando HTML in questo caso, ma sempre tramite il PHP, che mi permette di andare a capo da una riga all'altra, in modo che i vari valori separati dalla capo. Il br ovviamente in HTML, il break line. Allora vediamo che cosa succede. Abbiamo i vari risultati delle operazioni che abbiamo fatto: somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, ovviamente 10 diviso 3,89, questo è il risultato, si può limitare questo, e poi abbiamo il modulo sarebbe il resto della divisione del numero 1 rispetto al numero 2. Quindi abbiamo 10 diviso 3,48 fa 2 e il resto è 1, qualche cosa. Ovviamente lui ci dà il numero assoluto del resto, quindi non ci dà 1, qualcosa, non ci dà 1 e basta. Questo a grandi linee è quello che si deve sapere sulle variabili, poi ovviamente c'è un'ultima cosa, ci sono gli altri tipi di confrontazione, perché per esempio se noi dobbiamo confrontare, questo lo vedremo quando faremo le strutture di controllo, la variabile 1, numero, è uguale alla variabile 2, comando di confrontazione è il doppio uguale. Questo servirà quando faremo dei confronti. Allo stesso modo, se vogliamo, questo qui è l'indizio che sono diversi, questo è il diverso, questo lo stesso è il diverso, questo è il numero, si viene letto come numero la variabile numero è minore del numero 2, e ovviamente viceversa. Va bene, queste poi le rivedremo meglio quando faremo le strutture di controllo. Nel complesso questo è tutto per quanto riguarda le variabili e la sintassi di base veramente del PHP. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete dei dubbi, delle richieste o delle domande, contattatemi pure, e al prossimo tutorial. Grazie.